È ora di agire. Con E.ON prende il via la Green Economy. Clima. 100 città a impatto zero al 2030. Un'impronta gigante di 23 metri è apparsa sulla spiaggia di Termoli, un'installazione senza dubbio originale che rappresenta il piede di un gigante del peso di 7 tonnellate, il quantitativo di CO2 prodotto in media da ognuno di noi nell'arco di un anno. Una quantità enorme ma invisibile che ci rende dei giganti che pesano sull'ambiente. È il messaggio che arriva forte e chiaro da E.ON, uno dei principali operatori energetici italiani, che ha scelto il Molise per invitare tutti a ridurre la propria carbon footprint e ad agire partendo anche dai piccoli gesti per preservare il pianeta. Prende così il via ufficialmente la nuova campagna di comunicazione a 360 gradi dell'azienda, che lancia anche un'app per effettuare il green test e ricevere consigli utili su come diventare sostenibili nella vita di tutti i giorni. Questa è la nostra motivazione, rendere l'Italia più verde e così anche più indipendente energeticamente. E ogni Italia è molto focalizzata a rendere le case, le aziende e le quartiere più verde. Nelle case, la casa del futuro avrà una casa con fotovoltaico, con pompa di calore, con batteria e anche elettromobilità, anche un energy management elettrico, può ridurre il consumo di CO2 del 70% e così anche essere 70% più indipendente. Questo abbiamo fatto l'anno scorso 30.000 installazioni, quest'anno vogliamo fare più di 50.000 e così siamo orgogliosi di essere il numero uno del paese, perché non c'è altra azienda che può fare una quantità così grande di installazioni. Ma facciamo ancora di più, ci sono molte aziende con questa crisi che vogliono partecipare alla transizione energetica. In linea con il modello di business responsabile e sostenibile, E.ON da anni sostiene progetti in tutta Italia per lasciare un segno positivo e contribuire ad ampliare la propria green economy. E.ON in Italia è impegnata da tanti anni in diverse iniziative di sensibilizzazione legate a tematiche ambientali. Un primo progetto che ormai c'è già da più di 10 anni ha visto piantumare oltre 107.000 alberi in tutto il territorio italiano. Poi abbiamo un'altra iniziativa legata al mare, Energy for Blue, che ci vede partner con l'UNESCO, Commissione Oceanografica, con Filicudi Wildlife Conservation, dove ci occupiamo di fare cultura legata al mare. Il mare è il secondo polmone d'ossigeno del mondo, spesso lo dimentichiamo, ed è fondamentale preservarne l'habitat, quindi le alghe, le piante e tutta la fauna. Infine ci occupiamo molto anche di sensibilizzazione degli studenti, dei ragazzi. I ragazzi di oggi saranno gli adulti di domani. Pensiamo che quindi lavorare con le scuole sia fondamentale. Quest'anno abbiamo coinvolto oltre 12.000 studenti in tutta Italia in progetti di proposizione su come ridurre le emissioni. A livello globale consumano oltre il 65% dell'energia, causando più del 70% delle emissioni di CO2. Sono i centri urbani che, per quanto riguarda l'Unione Europea, occupano solo il 4% della superficie, ma ospitano il 75% dei cittadini. Da qui l'esigenza di partire dalle città come ecosistemi di sperimentazione e innovazione per la neutralità climatica, che possano traghettare tutto il vecchio continente alla meta del 2050. Nei giorni scorsi la Commissione Europea ha annunciato le 100 realtà europee che parteciperanno alla missione 100 città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030, la cosiddetta missione per le città. Sono state selezionate 100 città dei 27 Stati membri e altre 12 di paesi associati o che potrebbero associarsi a Orizzonte Europa, il programma di ricerca e innovazione dell'UE per il periodo 2021-2027. Sono stati scelti anche 9 centri italiani: Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma e Torino. La missione riceverà 360 milioni di euro di finanziamenti per il periodo 2022-2023, destinati ad avviare percorsi di innovazione verso la neutralità climatica attraverso mobilità pulita, efficienza energetica e urbanistica verde.